Parliamo oggi del contratto di apprendistato, precisamente del contratto di apprendistato professionalizzante. Quanto è importante per i giovani poter essere assunti con questo contratto? È una formula di inserimento al lavoro rivolta proprio ai ragazzi dai 18 fino a 30 anni non ancora compiuti, che permette di lavorare e fare quindi un'esperienza importante sul campo, ma nel contempo devono assolvere a un obbligo, definito come diritto-dovere da parte del lavoratore, che è la formazione obbligatoria. Questa formazione è sancita da opportuni regolamenti regionali, come nel caso della nostra regione, da parte della Regione Campania, e si differenzia a seconda del titolo di studio. Se si tratta di un assunto con contratto di apprendistato con licenza media, con diploma di scuola media superiore o con la laurea. Cambia quindi il corso da effettuare e il monte ore da effettuare. I vantaggi di questo contratto da parte del datore di lavoro è quello di avere innanzitutto una persona in regola, con un importante risparmio sulla parte dei contributi previdenziali a carico datore di lavoro, purché però adempia agli obblighi di comunicazione a livello regionale e alla formazione dell'apprendista. L'apprendista, come abbiamo detto, invece riceverà questa formazione e in tanti casi potrà essere addirittura abilitante. Infatti, per quanto riguarda quelle attività che richiedono dei corsi professionalizzanti, porto all'esempio il corso della meccatronica, sostenere un contratto, avere un contratto di apprendistato e frequentare un corso di formazione dell'apprendistato professionalizzante o di secondo livello, gli può permettere di ottenere quel requisito professionale collegato alla formazione, a cui abbinare poi un periodo di pratica sul campo. Cosa facciamo noi di Confesercenti? Innanzitutto promuoviamo a favore di tutte le aziende la stipula di questo contratto, magari anche a seguire a un contratto di tirocinio, ma soprattutto siamo vicino alle aziende e agli adempimenti più particolari, proprio le comunicazioni obbligatorie da fare alla Regione Campania e soprattutto la erogazione della formazione obbligatoria nei confronti degli apprendisti.